Bene, ma non benissimo. La Vibonese allunga la sua personale striscia di risultati utili di fila, blocca la battistrada arcolanese, ma il triplice fischio mastica amaro. Non basta il solito timbro di Allegretti e la pennellata su punizione di Tito e Rossoblù per mettere in tasca l'intera posta in palio. Due blackout penalizzano i locali e fanno sorridere gli ospiti che con la doppietta di El Kasny portano via da Luigi Razza un punto. Quello che avrebbe voluto portare quantomeno via l'isola Capo Rizzuto da Cireale. Giallorossi battuti, affondati da questa staffilata di Gualdi. Un gran gol spezza l'equilibrio anche a Cittanova. La squadra di Zito non si ferma più e sul proprio campo batte anche il Paceco. Ortolini apre e chiude la contesa. Nel mezzo, la firma di Foderaro e due gol degli ospiti che servono solo a rendere meno amaro il passivo. Piange la Palmese di Pellicori, all'inetto muscolo di Roccella e Neroverdi lasciano l'intera posta in palio ai padroni di casa, allenati da Mimmo Giampà. Yaboa apre le danze, Molinaro pareggia i conti, ma è solo un'illusione, perché nella ripresa è Roccella di Laga e con il secondo centro di giornata di Yaboa e il tris di Faiello lascia solo le briciole agli avversari. Alessio Buonpasso per la Cinus 24.